Dai, che cosa guardate? Rainbow Dash! Non è superba, audace ed è, come dire, superba, audace ed... strabiliante, volevi dire? Oh sì, il termine adatto, lei è strabiliante! Pensate che si riprenderà. Oh, sono così preoccupata. La sua faccia rimarrà tutta storta. Ah! Come sta, dottore? Ce la caverà, non preoccupatevi. Per fortuna ha amiche come voi che l'hanno portata qui in un baleno. Per quanto tempo dovrò rimanere a letto, dottore? Ho un mucchio di cose da fare io. Dipende dalla tua velocità di guarigione, ma come minimo qualche giorno. Dovete farmi uscire subito o mi troverete appiccicata al muro! Oh, come fanno i ragni! L'incidente le ha donato dei superpoteri da ragno, dottore! No, e non le ha donato nemmeno incredibili poteri di guarigione. Dovrà rimanere a letto per qualche giorno. Qualche giorno? Come minimo ci vorrà qualche mese o qualche anno! Andiamo, non essere tragica. Ho sentito dire che il cibo qui è squisito. E i camici dei pazienti si abbinano alle tende! Inoltre, hai un compagno di stanza! E quello? Che cos'è? Darin Du e la ricerca della statuetta di zaffiro. Sì, questa è la prima storia della serie. Io le ho lette tutte. Non so che farmene. Non mi piace leggere i libri. Io sono un'atleta famosa. Leggere è per le teste d'uovo come te, Twilight. E senza offesa, ma per me leggere un libro è innegabilmente e indubbiamente inutile. Cosa mi tocca sentire? Lo starei dicendo sul serio? A chi non piace leggere una bella storia ogni tanto? Per quanto mi riguarda, un buon libro è quasi magnifico quanto un pigiama di seta la domenica mattina. È vero, leggere è una cosa bellissima, Rainbow Dash. Giusto, io amo leggere. La mia testa non è a forma d'uovo. Somiglia più a una mela o a un'arancia. Sì, una grossa arancia o un pompelmo. Bene, bene, mie care ragazze. Ora Rainbow Dash deve riposare. Potrete tornare domani in mattinata. Sono convinta che Darin Du ti piacerà molto. È avventurosa, piena di grinta. È innegabilmente e indubbiamente inarrestabile. Non importa. Quando Darin Du attraversava la sconfinata giungla tropicale, il caldo e l'umidità esaurivano ogni sua energia e rallentavano il suo passo. Sarebbe fuggita volentieri da quell'atmosfera oppressiva e avrebbe volato nel cielo blu. Ma una brutta caduta le aveva danneggiato le ali ed era costretta al riposo per qualche giorno. Qualche giorno? Potrebbero volerci dei mesi. O qualche anno. Ti capisco benissimo, sorella. Le zanzare ronzavano assordanti. I pappagalli strepitavano dagli alberi. Ma tutti quei rumori erano poca cosa rispetto ai ruggiti delle belve feroci che seguivano ogni suo passo. Wow!
passaggio sull'altro lato del canyon, Darin riuscì finalmente a riprendere fiato. Volse lo sguardo e con sommo stupore si rese conto di trovarsi davanti al tempio perduto che stava cercando ormai da oltre 60 giorni e 60 notti! Detesto doverlo ammettere e non vorrei mai doverlo confessare alle mie amiche, ma... adoro questa storia! Io... mi piace leggere! Sono una testa d'uovo! Odore e il pericolo non fermarono Darin Dhu che, nonostante la scarsa illuminazione, decise di entrare nel tempio. Siamo venute a farti compagnia. E abbiamo portato il tuo gioco preferito. Sappiamo quanto ti piace vincere. Puoi iniziare tu, Rainbow Dash. No, prima voi. Come vuoi. Nuvola 3? Oh no, hai fatto piovere sulle mie nuvole. Tocca a voi. Cielo 5? Brava! Hai trovato il mio gabbiano? Nuvola 2? Il pony meteorologo? Oh, hai stordito il mio maggiolino? Oh, la mia super saetta? Ah, quella è la mia ultima nuvola! Penso proprio che abbiate vinto e io ho perso! Ma Rainbow Dash, tu non hai fatto nemmeno una mossa! Beh, si vince e si perde, no? Ma a te non piace perdere. Non ricordo una sola volta in cui hai... Oh, grazie per la visita. Sappiamo che qui ti annoia e volevamo stare con te. Mi annoio. Il tempo passa molto in fretta, invece. Ora scusate, ma devo dormire. Oh, è l'ora del mio pisolino. Felice di averti tenuto compagnia. Quando è così, ce ne andiamo. Darin Dhu rimase all'ingresso della sala centrale del tempio. Finalmente si trovava faccia a faccia con la leggendaria statuetta di zaffiro! Vediamo di capire come funziona. Che cosa hanno in comune tutti questi animali? Ah, questi animali sono tutti dei predatori, eccetto i topi!
paziente. Oh, ci vuole un po' di aria fresca qui dentro. Sei sudata come un allevatore di maiali in piena estate. È un piacere vedervi. Vi ringrazio per la visita, ma... Mi spiace interrompervi, ma è il momento della cena. Oh, arriva giusto in tempo. Mi è venuta una fame spaventosa. Non fare caso a noi, Rainbow Dash. Sì, mangia pure. Forse è meglio andare. E ci vediamo domani, Rainbow Dash. Credevi di sfuggirmi e di riuscire a prendere la statuetta? Ti sbagli di grosso, piccola presuntuosa. E adesso è arrivata la tua fine, Darindu! Wow! Chi è questo cattivone? Non la passerai liscia, Weasotol! Mi spiace deluderti. No, no! L'ha fatto ancora! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Buon pomeriggio, dottore! È mattina! Buongiorno, dottore! Sveglia tutta la notte? No, certo che no! Beh, sarò alquanto breve. Congratulazioni, Rainbow Dash! Stiamo per dimetterti! Mi dimettete? Oggi stesso? Oh, no! Subito! Subito! Ma io non mi sento tanto bene! Prenditela comoda, Rainbow Dash, e ricorda di non usare quell'ala per una settimana. Come farò a sapere cosa succede a Darindu? A Weasotol riuscirà a prendere la statuetta? Che cosa succederà a Daring? Ah ah! Twilight ha una copia del libro! Ma non posso chiederglielo dopo averle detto che non mi piace leggere! No, questo dubbio mi farà ammalare di nuovo! Oh, che male! Oh, che dolore! Che dolore! Rainbow Dash, che cosa ci fai qui? Qualcosa non va? Beh, la mia ala mi fa ancora male, dottore! Ah, proprio lì? Ti ho toccato l'ala buona, Rainbow Dash. Giusto. Beh, adesso anche questa mi fa molto male. Penso di sapere qual è il problema. Si tratta di un grave caso di pigrite. Mi ha frainteso, dottore! Non sono assolutamente pigra! Stai benone, Rainbow Dash. Aspetta qualche giorno e tornerà in forma come prima. Buona giornata, Rainbow Dash. Abbi cura di te! Che cosa faccio adesso? Non riuscirò mai a dormire senza sapere che cosa succede a Darindu. E questa potrebbe non essere una cosa negativa? Qualcuno sta cercando di rubarmi le pantofole! Non voglio
a rubarle le pantofole! A me interessa questo libro! Fermati, furfante! Ehi, perché nessuno mi ha invitata? Rainbow Dash, si può sapere che combini? Perché vuoi rubare le pantofole? Ehi, torna subito all'ospedale! Cos'è questo chiasso? Più che chiasso direi che si tratti di fracasso! Che cos'è successo, Rainbow Dash? Sono una testa d'uovo! Prego? Sì, ero tornata in ospedale perché volevo leggere l'ultimo capitolo di... Darin 2 e la ricerca della statuetta di Zaffiro! Mi hai scoperta! Wow! Sapevo che era bello, ma non pensavo che potesse spingerti fino a questo punto! Bello! Quel libro è a dir poco meraviglioso! Quel libro è assolutamente, inconfutabilmente e indubbiamente indispensabile! Ma io non sono riuscita a finirlo perché il dottore mi ha mandato a casa! Mi fa piacere che si tratti solo di questo. Non c'era motivo di provocare così tanto chiasso. Fracasso! Così tanto fracasso solo perché ti piace leggere. Come ti ho detto, ho tutti i libri della serie e puoi prenderli in prestito ogni volta che vuoi. Grazie, Twilight. Mi spiace di avervi creato così tanti problemi. Pensavo che solo un po' intelligente come te potesse leggere. No, Rainbow Dash. Sei un atleta, ma non per questo sei meno intelligente. Sì, e io ne sono un esempio! Leggere è una cosa che tutti possono apprezzare, bisogna soltanto provarci. Sì, ora ho capito. Non devo giudicare una cosa senza averla provata. Questa è una grande lezione e la scriveremo nella lettera a Princess Celestia. Hai capito, Spike? Sì. Grandioso! Scrivi tu la lettera! Io devo finire il libro! Un altro giorno, un'altra avventura. Con Darin 2 fuori dai piedi, il mondo sarà sempre più tormentato dal sottoscritto. Perché io sono il vincitore! Questo lo prendo io! Che cosa? No! Sarai più fortunato la prossima volta, Wisotol! Me la pagherai cara, Darin 2! E così, con la sconfitta di Awisotol e la statuetta di Zaffiro al sicuro, il mondo e i suoi abitanti erano di nuovo salvi. E questo grazie a Darin 2. Darin 2 è il calice del grifone. Magnifico!